Fiducia. Uguaglianza. Vita. Uguaglianza. Forza. Vita. Resistenza. Speranza. La nostra battaglia. Siamo nella scuola media Martiri di Civitella, il 27 gennaio, giorno della memoria. I ragazzi delle classi terze, grazie all'intervento dell'attrice Silvia Martini, ripercorrono la grande tragedia della Shoah e affidano le loro parole, i loro pensieri a farfalle di carta. Tutto l'istituto comprensivo ha visionato dei materiali video che avevamo selezionato nei giorni precedenti. Le classi terze poi hanno avuto con me questi momenti di incontro, di discussione per andare a individuare quale è la continuità della situazione della Shoah con oggi, per i ragazzi di oggi. Quindi capire da una parte che cos'è la violenza e la prepotenza e capire che cos'è dall'altra parte il silenzio. E quindi l'invito e il lavoro è sulla partecipazione di cittadini, sulla partecipazione fra esseri umani. È un progetto voluto fortemente dalla dirigenza dell'Istituto Comprensivo che si trova nel comune di Civitella in Valdichiana, che ha pagato un prezzo altissimo per le stragi nazifasciste, 244 civili che vennero uccisi nell'eccidio di Civitella nel 1944. Far volare le idee, i sogni, le speranze dei nostri ragazzi ci è sembrato il miglior modo per fronteggiare la memoria di un evento drammatico e una realtà drammatica che sta colpendo in primis gli adolescenti, che vivono anche la situazione attuale come una grandissima, fortissima limitazione, quindi la voglia di farli ancora sognare che qualche speranza ancora continua ad esserci. La Sala della Memoria, digitalizzata anche grazie al contributo del popolo tedesco, è ora consultabile anche da remoto e così nemmeno il Covid ferma il rinnovo della memoria affinché fatti così orribili non accadano più. Ma su questo noi siamo, diciamo, già all'avanguardia, perché da alcuni anni, grazie anche a un fondo per la memoria che è stato istituito dalla Germania e dall'Italia, a cui noi abbiamo attinto, abbiamo rinnovato quello che era già un archivio digitale della memoria per quanto riguarda la strage di Civitella. Quindi per questo è consultabile già online per tutti i ragazzi e tutti i cittadini e non che vorranno prendere appunto conoscenza di quelle che sono le testimonianze su quell'eccidio del 29 giugno. La memoria è la forza che ci permette di andare avanti, ricordare ogni volta come qualcuno prima di noi è riuscito comunque ad andare avanti al di là degli orrori, della situazione devastante. È chiaro che è imparagonabile. Ma il passato ci deve dare la forza di affrontare il presente laddove è difficile come questo momento e di imparare come andare avanti per il futuro. Ci deve dare la forza di avere le emozioni giuste e la carica etica giusta per fronteggiare ciò che abbiamo davanti e costruire un futuro migliore da lasciare in eredità per i nostri futuri ragazzi e loro per i loro figli ancora.